Ciao ragazzi, bentornati su YouTuber. Stiamo facendo il video con Pitbull e stiamo scegliendo una figura per andare a visionare le fogne di GTA 5, per vedere e scoprire tutto su l'uomo rasso, che a me sembra una gran stupidaggine, però Pitbull è convinto che esiste. Vuole la mia compagnia perché che la sua fa un odore di strizza. Sapete cos'è la strizza? La paura. Pitbull, saluta i tuoi amici. Ciao ragazzi! Per ora sta facendo un gran casino Pitbull per raggiungere la fonte. Lui si sente un gran pilota, però mi sa che ancora deve imparare un pochettino di tutto. Guarda, a quello l'ho mandato nell'aldilà, dove no, ci sono soltanto le anime. Dai ragazzi, stiamo raggiungendo le fogne e vediamo cosa esce fuori. Abbiamo interrotto un primo video perché abbiamo ricevuto una chiamata inaspettata ed era la pittura. Ancora quanto strada c'è, Pitbull? 10 minuti. C'è un terzo di video. Anzi, due terzi di video. Come, perché? Un video dura 15 minuti. Tu ah, qua siamo arrivati, Pitbull, tu che mi prendi sempre per in giro. Vero, eh? Ragazzi, però siete una grande illusione, iscritti, cercate di convincere i vostri amici a fare l'iscrizione al nostro canale, così insieme a voi sapremo fare più missioni e staremo nelle vostre richieste. Grazie! Pitbull ringrazia tutti, mettete tanti like se vi piace questa missione e cerchiamo di trovare l'effetto desiderato. Volete ancora 10 minuti, ci mancano? Pitbull, tu mi sa che non capisci una sega, eh? Invece di dire a te, eh? Tu... Cazzo, chi so? Manda, sarà una missione a visitare le foglie della mia. Ma... Le fogne con la modalità regista funzionano. Sì. Ma c'è il mio ragazzo, siamo arrivati nel mio comune di criminali, dove c'è? Silenzio! Non mi scordo. Cerchiamo di visionare bene questo coso, Pitbull, invece di buttare voce in vuoto. Nelle foglie più stronzi trovi, Pitbull. La pisciazza dove, ragazzi? Dai, Pitbull. Ragazzi! Spolliciate per Pitbull, signori miei. Spolliciate, tanti pollici in su. Anche se non vi piace, qualche pollice in giù lo potete mettere. Entrando sempre di più in quella fogna per vedere se riusciamo a trovare questo uomo rosso. Ma mi sa che non so se riusciremo mai a trovare e a guardare in faccia questo uomo rosso. Però noi faremo di tutto. Cerchiamo di visionarlo per bene a questo posto. Così il lurido pizzolente che non si può neanche stare qualche minuto in più perché la puzza di caccia è enorme. Allora ragazzi, è successo un
mia mano, c'è la mia mano, la mia mano, oh, la mia mano. Ciao ragazzi, sono ritornato in lavoro e si è tolto la mano al nostro specie. C'era lo scarafaggio! C'era lo scarafaggio, che schifo! Molto schifoso! E meno male che siamo nelle fonti. Ragazzi, sentite il battito! Io invece no, perché sono scoglionato, non mi andava neanche di fare questo video, però per farlo con un capricci che mi sono fatto, ma quindi pure mi sembra che sta facendo di tutto per farmi scoglionare. Ma qua la luce non è accesa, ragazzi, ma prova a visionare, Pizzibulo, prova a visionare. Si sente soltanto l'odore della tua strizza, della tua fifa, sei un tifone. Combatti contro tutti, che spazio, nel vuoto, Pizzi. No! Questo video è colpa di Giovanni, il cuginetto di Pizzi. Perché lui c'è un altro bimbo che si fa le mani in testa dicendo che l'uomo ratto esiste. E noi per fare contento a lui stiamo visionando per bene questo posto. Ragazzi, sentite il battito! Però c'è delle voci strane. Ma che cosa di anormale, secondo me, è questo di chiesa? Certo che esiste l'uomo ratto! Tu come fai ad essere così convinto che esiste l'uomo ratto? Ragazzi? Ah, Pizzibu, dimmi, come fai a dire che esiste l'uomo ratto? Perché sul Google. Perché sei andata a guardare sul Google? Sì. E tu scegli tutto quello che vedi sul Google? Sì. Ah, dai, allora un incosciente, un ingenuo, Pizzibu. Allora, ragazzi, Giovanni Nocera, secondo te esiste davvero questo uomo ratto? Ragazzi? Non so se riuscite a sentire i rumori che succedono in questo gioco. Sono tra un po' inquietanti. Tra poco no, ci sono arrivati. Sentite? Thank you.
che insegnano la lingua. Ricardo è una leggenda per molto di tanto. Ricardo è una nuova leggenda. Ciao ragazzi!